Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove vedremo come far ragionare il nostro computer con l'istruzione if. In questo video creeremo un programmino che appunto grazie a questa istruzione riuscirà a fare delle cose diverse in base ai dati che noi abbiamo inserito, per esempio con una readline. Ok, quindi apriamo il nostro Visual Studio, creiamo un nuovo progetto in C Sharp, una application console, quindi applicazione console, e la chiamiamo Pino. Ok, aspettiamo un po' che si carica tutto. Ta-ta-ta-ta. Eccoci qua, perfetto, io ingrandisco un po' così potete vedere meglio. Quindi andiamo nel nostro main e dichiariamoci due belle variabili. La chiamiamo una numero 1 e l'altra numero 2. Ricordatevi di mettere il punto e virgola dopo ogni dichiarazione. Perfetto, quindi io ho due variabili, una la chiamo numero 1 e l'altra la chiamo numero 2. A questo punto vado a fare una bella console.writeline e dico al mio bell'utente che sta usando il mio programma, inserisci il numero 1. Chiudiamo parentesi, punto e virgola. E qui andiamo ad acquisire il numero 1, quindi numero 1 uguale a convert.toInt32, quello che vai ad acquisire con la console.readline. Benissimo. Punto e virgola. Ah, qua ci vogliono le parentesi, ovviamente. La readline. Facciamo la stessa cosa. Quindi console.writeline, inserisci il numero 2. Invece di numero 2 è meglio dire il secondo numero, altrimenti uno pensa che dobbiamo inserire 2. E qui pure mettiamoci, inserisci il primo numero. Ok, inserisci il secondo numero, chiudiamo parentesi, chiudiamo, scusate, virgolette, poi parentesi e poi punto e virgola. E poi numero 2 sarà uguale a convert.toInt32, quello che vai a leggere, quindi console.readline. Parentesi, chiudiamo parentesi. Scusate, ma sono un po' raffreddato. Punto e virgola. Benissimo. Allora, a questo punto noi abbiamo i valori di numero 1 e numero 2 nelle nostre due variabili. Ora, utilizzeremo l'istruzione if per vedere qual è tra i due il maggiore. Come funziona l'istruzione if? L'istruzione if si scrive intanto if, dopodiché vuole tra parentesi una condizione. Se questa condizione è vera, quindi per esempio se il numero 1 è maggiore di numero 2, allora in queste belle parentesi graffe che andiamo a mettere qua sotto, quindi 1 e 2, verranno eseguite tutte queste belle istruzioni, tutte quelle comprese tra questa e quest'altra parentesi, ok? Che sono le parentesi dell'if. Ora, queste parentesi come le faccio? Le posso fare in due modi, ottenendo premuto il tasto Alt e scrivendo col tasterino numerico 1, 2, 3. Quindi Alt 123 è il tasterino numerico per quella aperta, guardate, il risultato è questo. Per quella chiusa invece è Alt 125 e il risultato è questo. Oppure con Alt GR, Shift è il tasto della E accentata, dove c'è anche la parentesi quadra. Il risultato è questo. Se premo il tasto accanto, quello con l'asterisco, il risultato è questo qua. Sempre premendo Alt GR Shift. Vabbè, quindi che condizione dobbiamo mettere qui? Dobbiamo dirgli se if numero 1 è maggiore, questo qui è il simbolo di maggiore, di numero 2, allora devi fare queste istruzioni. Quindi mi devi dire, facciamo una bella console.writeline, scusatemi, ho dimenticato le virgolette, il primo numero è maggiore del secondo. Ok, quindi proviamo ad eseguire. Ah, e ovviamente non farò una mazza, scusatemi. Devo metterci prima la console.readKey, perché altrimenti poi a un certo punto si chiude il programma. Ok, quindi ho avviato. Inserisci il primo numero, li metto 5. Inserisci il secondo numero, li metto 3. E guardate, lui mi dice che il primo numero è maggiore del secondo. E come fa a saperlo? È semplice. Ha preso il valore che c'è il numero 1. Ha confrontato con quello che c'è il numero 2, quindi 3, e ha visto appunto qual è il maggiore. Dato che il numero 1, come avevamo detto noi, è maggiore di numero 2,
Allora ci scriveva questa frase. Ma se io mettessi... Scusate. Dicevo, se io mettessi invece il numero 2 maggiore come rispetto al numero 1, quindi se inserissi 5 e qua per esempio 10, che succede? E andiamo a vedere. Quindi se io gli metto 5 qua e 10 qua, lui non mi dice assolutamente nulla. Perché non mi dice nulla? Perché noi non le abbiamo detto cosa fare nel caso in cui questa condizione non sia vera. Per dirgli cosa fare nel caso in cui questa condizione non sia vera, dobbiamo scrivere un'altra parolina, che è la parolina else, che va insieme all'if di solito. L'else significa altrimenti, quindi se questa condizione è vera, fai queste cose, altrimenti fai queste altre. Anche qui ci vogliono le parentesi. Ok, se il numero 1 non è maggiore del numero 2, dobbiamo dirgli console.writeLine e qua gli diciamo il secondo numero è maggiore del primo. Punto e virgola. Abbiamo, quindi gli metto 5, poi gli metto 10. E lui mi dice che il secondo numero è maggiore del primo, e fin qua ci siamo. Ma se io inserissi 5 e 5, quindi se inserissi due numeri uguali, guardate un po' cosa ci dice il nostro programma, ci dice che il secondo numero è maggiore del primo, ma questo non è vero. E perché ce lo dice? Perché questo else, praticamente, viene eseguito soltanto, cioè, non soltanto, viene eseguito in tutti i casi che non sono questo. Nel senso, numero 1 è maggiore del secondo? Sì, e allora vengono eseguite queste. Però in tutte le altre occasioni, quindi tutte le volte che il numero 1 non è maggiore di numero 2, quindi anche quando è uguale, vengono eseguite queste istruzioni. E come facciamo allora a dirgli che se sono uguali ci deve dire che sono uguali? Usiamo un'altra parolina, che è l'else if, quindi else if. E qui possiamo specificare un'altra condizione. Quindi se il numero 1 è uguale al numero 2, allora va tutto bene, quindi mettiamo le parentesi e qua li scriviamo console.writeLine. Non preoccupatevi di questa evidenziatura in rosso perché ora vi spiego perché è dell'errore. Console.writeLine, i due numeri sono uguali. Ok, avvicino un po' l'else. Ah, ricordatevi che l'else è l'ultimo caso che dovete inserire. Quindi gli else if, se volete inserire gli else if, li dovete mettere tutti tra l'if e l'else, non potete metterli dopo l'else, perché altrimenti dà problemi. Ora, perché mi dà errore tra numero 1 uguale a numero 2? Noi quando andiamo a fare, ricordatevi qui per esempio, quando andiamo a fare delle assegnazioni, noi usiamo un solo uguale. Quindi se io per esempio volessi assegnare a numero 2 il valore 33, mi basta fare così, quindi scrivo la variabile dove voglio assegnare un valore, l'uguale è il valore che gli voglio assegnare. Bene, se noi non mettiamo qui, cioè se noi mettiamo un solo uguale, il programma lo diciamo, interpreta come un'assegnazione. E quindi ovviamente verrà un risultato sballato, non fa un confronto. In C Sharp, per far fare un confronto, dobbiamo mettere il doppio uguale. Infatti adesso vedete non mi dà più errore. Quindi se io voglio vedere che il numero 1 è uguale al numero 2, devo usare il doppio uguale. Altrimenti è come se stessi assegnando il numero 2 al numero 1. Ok? Quindi abbiamo... Proviamo tutti i casi, quindi gli metto 5 e 3. E il primo numero è maggiore del secondo, ed è vero. Riproviamo. Gli metto 5 e 10, e il secondo numero è maggiore del primo, ed è vero. Ultimo caso, gli metto 5 e 5, e mi dice che i due numeri sono uguali. Quindi abbiamo visto come possiamo utilizzare questa istruzione if per far ragionare il nostro programma. Quindi ovviamente l'istruzione if è utilizzata moltissimo. È una delle istruzioni appunto più utilizzate oltre alle assegnazioni perché appunto permette al nostro programma di agire in modo diverso in base ad alcuni valori, quindi in base a quello che magari l'utente ha inserito, in base, che ne so, a quello che è stato elaborato fino a quel momento, cose così. Quindi diciamo che è una delle istruzioni fondamentali e quindi ve la dovevo spiegare per forza. Va bene, quindi direi che per oggi è tutto, abbiamo visto l'if completamente, è tutto qua. E quindi andiamo su File, salva tutto, dove sta? Eccolo qui. E ci vediamo nel prossimo video. A presto!